Bella bella amici miei, Gran Turismo 7 è un mega video su fare un sacco di compere, dai che compriamo, dai che compriamo, dai che compriamo. Allora, vediamo un attimo che cosa hanno messo. Integra Type R, raga. Allora, questo è il modello che ha presentato l'Honda Type R agli appassionati di tutto il mondo. Questo amatissimo modello Type R si ispira alla Integra a trazione anteriore. È stato uno dei primi e spesso viene chiamato 96 Spec. Il motore B18C da 1,8 litri a respirazione naturale raggiunge regimi elevati in fretta, generando molta potenza. Le sospensioni sono più delicate rispetto a quelle della versione successiva, ma per molti la 96 spec non si tocca. Esatto. E noi l'acquistiamo, e noi l'acquistiamo. Eccola lì, raga! Ok, andiamo a provarla. Allora, amici miei, andiamo a provarla. Vediamo un attimo. Proviamo la Monza, dai, proviamo la Monza. Vai. Basico, basico, basico perché non abbiamo neanche le gomme, eh? Quindi andiamo a fare una cosa veloce per farvi vedere il mezzo fichissimo che è la Honda Integra Type R DC2 del 95. Andiamo. Wow. Si guida bene, eh? Oh, incidente, incidente di gara, questo qui non sono passato a tutti i posti. Ok, raga, frenucchia. Non è che frena, frenucchia. Bellissima quando si va fuori. Stiamo dietro a sperare il 308 GTB del 95, incredibile. Lo passiamo? Andiamo a prendere i due ragazzoni che ci sono là davanti. Ok, bisogna sfrenucchiare un po' prima, eh. Bella lì, bella lì. Bel motorino, eh. Oi, mi hai preso dentro. Cattivone, cattivello. Ah, ma Corvette lì è incredibile, eh! La voglia proprio sportellano, eh! Sportellano in maniera incredibile, ragazzi. Ma va Corvette, va che poi si gira. Cattivone. A me piace molto comprare le macchine e provarle tutte. Poi chiaramente certe rimarranno solo nel garage a fare numero e a fare collezione, eh. Vorrei proprio capire dov'è il primo. Vediamo un po' la macchinina da fuori. Wow, raga, bella. Mi piace sta macchina. Allora, bisogna contare una cosa, non sempre si può vincere, eh? Anche perché mi ha messo una Corvette un po' potentiella, eh? Devo dirvi la verità contro, però il primo catalano Roberto, dov'è che è? L'abbiamo perso, il primo è andato, a volte i bot fanno cose incredibili, guardate che non si sta dietro. che bello quando sono i bot così. Qua devo iniziare già a frenare 200 giri, eh. Però tiene bene una strada, bello, mi piace. Mettere su dei freni carboceramici e un po' di potenziamenti non sarebbe una brutta macchina, questa qui, eh. Con l'orologio a sinistra, mia raga. non si riescono a prendere.
ma è molto bella. Vi faccio anche il replay, eh. Ragazzi, i miei video qua sono di corsa, cioè corriamo anche, non è solo per farvi vedere la macchina. Vedere la macchina non serve a niente, eh. Di solito comprare macchine lo faccio in live, ma ho voluto farlo stamattina in un video con voi perché ne ho fatti pochi di video così su YouTube. Diciamo che per stare in strada non è che posso andare tanto veloce, eh. La pista è Monza, è bellissima, sono stato un sacco di volte, quattro mondiali della MotoGP, ho visto una Formula 1 quando ancora le Formula rombavano, spaccavano le orecchie. Che non mi ricordo in che anni, e poi quattro gare di superbike, bellissimo, bellissimo tracciato, bellissime gare. Il muretto qui è attaccatissimo al guardrail, è attaccato alla pista, e ci sono quei punti qui dove potete andare lì di fianco, che c'è la stradina, e si vede davvero la velocità delle moto e delle macchine, che è una cosa impressionante. Ok, vi faccio vedere un pezzo di replay. Era impossibile prendere la prima e la seconda, ma questa macchina è veramente, veramente. Hanno messo tutte macchine così, poi hanno messo questa Corvette, il computer, che non si capisce la motivazione. Ah, e l'altra, guarda là, quella è. Cose incredibili qua, a volte. Vediamo solo un pezzettino di replay, così vi faccio vedere bene la macchina. Ecco il Jack Corvette che freme, guardalo il Corvette. Vuole superarci a tutti i costi, a tutti i costi il Corvette. Guardalo, nel prato. Prima mi ha buttato un po' fuori, eh. Sul cordolino ci sta. Ok, raga, andiamo a dopo la Sky. Vabbè, dai, vi faccio vedere fino a rettilineo. Si butta giù, due marce, si dà gas adesso. Parabolica, Monza. E vai. Sì, Vic, andiamo a comprare un'altra, subito. Senza perdere tempo, amici miei. Allora. Auto usate, Silvia ce l'ho, l'Abarth, bellissima l'Abarth ragazzi, la 500 Abarth ce l'ho. Allora. Honda S2000, è stata lanciata per celebrare il 50° anniversario di Honda, è stata la prima Roadster AP
dei tempi della S800, il suo sviluppo è stato curato nei minimi dettagli. Il motore a 4 cilindri in linea, aspirazione naturale, altissimo livello. La sua configurazione personalizzata le consente di raggiungere 9.000 giri al minuto. Ai tempi, il motore di questo storico modello fu criticato e definito troppo incostante da alcuni, ma negli anni di produzione la caratteristica reattività della S2000 ha ottenuto molta popolarità e noi la compriamo. 100.000! No, in realtà 99.100, eh? Un bel rosso e andiamo subito a provarla. Certo, lo facciamo sempre al facilozzo, ragazzi, perché avete visto che senza nessun tipo di potenziamento a volte il bot ti mette gente veramente, veramente difficile. Allora, facciamo lago maggiore, dai, lago maggiore. Gara. Facciamolo bello a chiarotto e vai. Lago Maggiore piccola, dai. Io amo le piste italiane, ragazzi. Honda S2099, raga, tanta roba. Ai tempi aveva questo cruscotto? Wow! Complimenti Honda! Però non frena! Complimenti Honda! Aspetta che qua devo... Ogni macchina, ragazzi, è fatta in maniera diversa, eh? Allora, aprire, apre, eh? Viaggia. Tenere la strada un po' meno, ma dobbiamo anche contare che non abbiamo le gomme da corsa, eh? E le gomme fanno tantissimo sia nella realtà che anche nel gioco, amici miei. Vediamo se prendiamo la Mini. Ciao Cooper, sverniciata. E adesso la lotta è andare a prendere l'inglese. Come... Ah, col Porsche. Vediamo se riusciamo a fare la missione di andare a prendere un Porsche con la nostra S2000. Ultima curva. Vediamo se la nostra S2000 apre di più del Porsche. Purtroppo la nostra S2000 non apre tanto quanto il Porsche. Tanto il Porsche. Ai caramba! Per pochissimo, amici miei. Pochissimo. Andiamo a vedere il replay. Dai, che qui è veloce. Monza è bellissima, raga. Dai, vediamo un attimo il replay, il motorino di quest'auto. Andiamo a comprare Lancer Evolution 5 GSR del 98. Allora, grazie Andy. L'Evo 5 è sicuramente il modello Lancer evoluto più popolare di tutti i tempi. Infatti, molti vorrebbero metterci le mani e possederne una. Le sospensioni di origine erano in gioco quando l'auto scende in pista. E le componenti aerodinamiche progettate appositamente per ottenere gli standard GRA soltanto all'occhio.
saltano all'occhio. Vai. 78, via. Trrr, di tamburi. Ah, bellissima, bellissima, bellissima. Andiamo a correre immediatamente. Allora, vediamo un attimo. Possiamo anche fare. Possiamo fare anche questa, dai. Fare piste diverse, se no potevamo fare anche la stessa 50 volte, però almeno così è un po' variabile. Ok. Andiamo un attimo, frenare, frenucchiola. Ferrari 250 GT del 61, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Bellissima. Senti come sbiforazza questa Lancer. Scusami, Giovanni, devo passare. Mazda RX, bella. Bella difficilossa anche la pista, eh? Già che tiro un po' la staccata e ti passo, vai. A livello motorino non è niente male, eh? Beh, il Mustang GT l'abbiamo dato paga in salita. Oh, la Gran Turismo, la Maserati. Adesso dobbiamo frenare leggermente perché non voglio toccarti. Gran Turismo, infatti non toccata, non ti ho toccata. Guida che è un piacere, si guida che è un piacere, raga. Sì. Chiaramente ogni macchina ha la sua fisica e anche le gomme sono molto importanti, come dicevo nella gara di prima, per poter andare forte. Io qui sento che siamo al limite più o meno, Qui effetto pendolo sono anche le gomme, che non ci sono. Se no, gomme da concessionario non sono di certo le gomme da gara, eh. Attenti a questa curva qui perché è bella tosta. Come si imbarca tutto per bene. Cambio manualozzo. Infatti nel gioco sto giocando con una mano e vai. E vai, bella lì, andiamo a vederci il replay di questo gioiello. Oh, quattro frecce e via, a esultare fuori dal finestrino. Che abbiamo visto questa competition, Marco Drums Games. Vediamoci un attimo e vi faccio sentire il motorino.
Spettacolo, spettacolo. Finiamo il giro. Bella lì, raga. Andiamo a comprare l'altra Lancer, che poi tra l'altro è identica. Solo la versione prima precedente di questo Lancer Evolution 5, eh? E infatti il 4 del 96, lo vediamo, ma la Lancer è una delle auto sportive giapponesi a trazione integrale più riconoscibili mai prodotte, un modello di quarta generazione, la 4 nell'epoca d'oro rallistica di Mitsubishi. Scusate, il motore 2 litri 4G3 ha limitato 280 cavalli a causa dell'accordo tra costruttori giapponesi. Il primo uso del sistema attivo dell'imbardata offre Lancer Evo maggiore affidabilità in curva. Vabbè, 49.000 lozzi, ce la compriamo e non andiamo neanche a provarla perché alla fine andiamo più o meno come l'altra, un po' più scarsa. Però mezzo incredibile, eh? AMG. Ok, allora manca sta Type. Allora, vuoi migliorare la tua abilità di guida? Allora prendi in considerazione un veicolo ad alte prestazioni. Questa EK Civic Type R è elaborata solo per gareggiare sul circuito. Nota per la sua leggerezza e il suo baricentro basso, la EK Civic è un modello base molto storico. Per questo la versione elaborata è un'ottima scelta da principianti alle prime armi. 130.000 lozzi. 113.000 lozzi, eh? Dai, questa l'andiamo a provare, questa l'andiamo a provare. Dragon Trail, Dragon Trail. Ok, e le abbiamo comprate tutte, amici, eh? E le abbiamo comprate 458 Italia, guarda che belle. Bella, bella. Andiamo. Europa, Dragon Trail, Garetta. E vai, facciamo con gomme, forse questa da gara ha qualcosa in più, eh? Però non lo so, vediamo un attimo se li montavano già le gomme dure magari. Viaggia sul giro di dito, viaggia, eh? Oh, frena anche di brutto. Frena anche di brutto, bella lì. Dai che andiamo a prendere Moser giapponese. E vai, terza. Facciamo in seconda? Certo che lo facciamo in seconda. Certo che lo facciamo in seconda, amici. Oi, 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 un po' là all'angolino. 911 GTR dell'89. Ciao, ciao. Vai, raga. Credo che abbiamo un'altra macchina e un'altra pista, ragazzi. E poi concludiamo il video. Fighissimo di comprare mega macchine.
su Marco Drums Game Channel e Gran Turismo 7, amici. Ok, andiamo a frenare. Viaggia bene, eh. Incredibile, raga. No, non ci credo, sono andato a sbattere. Ho voluto tirare un po' troppo. Ok. Scivolozzola. Il mio Logi G923 sta facendo gli straordinari. Appena il muretto, ragazzi, non ce l'ho fatta farla di più. Quando va a sbattere mette le due mani sul volante. Si vede che anche il gioco, dicevo, questo qua. E vai, e andiamo a vincere facil niente con questa mega Civic. E vai, che bella sta Civic, mi è sempre piaciuta quella macchina, eh? bella, andiamo a vederci il replayino, certo che 4000 non è che ci sta. Diamo un pezzettino, dai, non vediamo tutto e poi andiamo a correre con l'altro. Bellissima, ragazzi, bellissima. Come sta bella incollata, eh? Bella. Elicottero. Barche sullo sfondo. Bam! Canottiere! La mitica Porsche. E vai di gas. Che spettacolo. Vai. Ultima macchina. E ci salutiamo per questo mega video di comprare macchine strafighissime. Anche se una cosa io la vorrei fare, eh? Forse la facciamo già. Allora, quantità limitata, tra un po' la toglieranno. La Jaguar è esaurita, quindi metteranno quella nuova. La Mega Mazda l'ho comprata.
Alpine, quantità limitata, tra un po' la tolgono. La R8 Gordini c'è ancora. M-Gain la 300 la toglieranno, anche la Nissan. E queste credo che rimangono ancora un pelino. Ma la Plymouth Superbird degli anni 70 ce l'andiamo a comprare. Se ti interessano le gare automobilistiche, sicuramente hai sentito parlare del campionato NASCAR americano. Nelle sue gare ad alta velocità competono auto sportive che hanno relazione profonda con modelli di serie. Ha una lunga storia, inizia dal 48, è diventato uno dei campionati motoristici più popolari degli Stati Uniti. Veniamo alla Plymouth Superbird, una leggendaria muscle car sviluppata per le gare NASCAR. Alla fine degli anni 60 le gare NASCAR facevano registrare regolarmente velocità superiori ai 300. È tanta roba per gli anni, eh? Era basata sulla runner. Il muso lungo e l'ampio alettone continuava a migliorare la stabilità e la velocità. Grazie a queste soluzioni aerodinamiche fece registrare tempi sul giro spettacolari in gara. Non vide di buon occhio l'introduzione di un'auto così specializzata. La Lega temeva di aver aumentato i costi di produzione delle auto, rendendo la competizione inaccessibile. La Superbird è stata quindi di produzione per solo 2 anni. Una muscle incredibile. Eh sì, andiamo a comprarla. Andiamo a comprarla, amici miei. Mamma, che bella. Con quell'alettone lì è incredibile. Si riconosce subito, subito che è la Plymouth. Vai. Vai, vai, proviamola, proviamola. Proviamola subito. Allora, dove andiamo a provarla, Plymouth? Proviamole a Daytona? No, Daytona non c'è qui la pista, quella rotondina. Dai, una macchina da NASCAR, la proviamo a Daytona. Oh, amici, che spettacolo, quel bel giallone americano. Incredibile. Dai, 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 mitica Plymouth. Ingestibile, ingestibile ragazzina. Oh, grazie che mi hai messo sul circuito, se no. Ingestibile, ragazzi. In 2 giri sarà impossibile. No, sei serio, quarta? Davvero va 200 all'ora in quarta? C'ha 4 marce. No, ragazzi, quando li prendo io? Eh sì, amici miei, va 200 all'ora. Ma quanto è bella Plymouth Superbird 70, amici miei. Come li svernicio. Ah, che bello, c'ho solo 4 marce. Vabbè, comunque dovrei prenderli, eh. 204. Ai ai ai. Aia caramba, io vedo che Ferrarino e l'altro stanno andando via. Davvero non hai un'altra marcia? Mitica Plymouth, qui mi passano tutti. Per forza. Oi ai ai. Pensavo che mi metteva macchine uguali. Vabbè dai, ce la combattiamo magari per il quinto, sesto posto, settimo. Certo che la Daytona fatta a 200 all'ora non passa più.
Oh, caramba. Possiamo farci anche una mega telefonata? Possiamo parlare con i nostri amici mentre corriamo la NASCAR. Sapete fare 200 giri così? E non passa più. Comunque ho fatto il miglior tempo. Allora, credo che meglio di sesto non riesco neanche a prendere Cotton, il brasiliano che c'è davanti. Anche se un pelino vedo che gli sto rosicando, eh. Operazione Cotton, dai. Con la Ferrari 308 GTB del 75, vediamo se riusciamo a beccarlo, almeno Cotton. No! È finito prima. Bellissimo. Vediamo replays. Fantasticus Prime, bellissimo Marco Drums Games Channel. Comunque è un mezzo fighissimo, eh? Cioè adesso, a parte tutto, è veramente una figata, eh? Che meraviglia, che meraviglia. Io vorrei fare invece un'altra cosa insieme a voi e poi chiudiamo il video. Sì. Ho proprio in mente di fare questo. Che bella macchina. Che bella macchina. Ok, ho proprio in mente di fare un'altra cosa, ragazzi, e ve la faccio vedere subito. Ok, allora andiamo a comprare un Audi. Sì, avete capito bene. Visto che abbiamo comprato tutto, andiamo a comprarci un Audi. Io, tra l'altro, avrei anche i biglietti, amici miei, per comprare. Questa l'ho presa, questa qui, che poi, una volta passato il periodo, non possiamo più comprarla. Eh sì, la Vision è molto bella. Ah no, questa l'avevo già comprata. Questa Porsche è molto bella, eh? Molto bella. Le mitiche Ferrarine, ragazzi e amici miei, le ho comprate tutte con l'invito. La Lamborghini, se non ricordo male, l'avevo comprata. Dobbiamo comprarle tutte, eh? Ah no, non l'avevo comprata ancora la Veneno. Quasi quasi. Lei, la Iura e la Zonda le ho già comprate,
C'è un sacco di macchine che mi mancano, però. Hai capito. Dai, prendiamoci sta Citroen bianca. Vai. Oh, e andiamo a provarla subito. GT by Citroen Road Car, che si può comprare solo con il biglietto, che una volta che poi finisce, che ci hanno regalato fino al 5 maggio tutti i biglietti, ragazzi, queste macchine non si possono comprare più, bisogna per forza pescare i biglietti della ruota della fortuna, eh? Io me la proverei su la Sardegna. Ah no, ma questo è sterrato, Ciccio. Siamo al circuitino della Sardegnezza, Sardegnella. Vediamo un attimo come viaggia questa macchinetta, eh? Vediamo un attimo. Vai! Citroen Road Car, eh? Oh! No, davvero? Ma cos'è? Che cos'è questo bolide, raga? Mamma mia! Che meraviglia! Ma dentro è qualcosa di spettacolare, eh? Spettacolare davvero, raga. Oh, Ciccio, scusa, ti ho toccato dentro, Camaro. Fianco a fianco. Ce la stiamo giocando. Ragazzi, indomabile sta macchina. No, no, ho sbagliato io. La foga di superarli. Via. Due Camaro identiche, una di fianco all'altra. Ma bella. Mi piace. Bella stabilozza, eh? Adesso non so neanche le gomme che cosa c'ho su, ma credo che ci sono quelle da concessionario, eh? Quindi ci sta. Vai. Vai, tira, tira, tira. Qui era dove ho fatto prima la gara fianco a fianco insieme alla Camaro. Questa tende un po' a tirar fuori, eh? Eh sì, forte, forte, forte. E andiamo a vincere. E andiamo a vincere. 250 all'ora, vai! Bella, 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 bella. Bella, bella, bella. Davvero, davvero bella, bella, mi piace, mi piace. E andiamo a fare l'ultima cosa insieme e poi chiudiamo il video, perché questa cosa che ho fatto adesso degli inviti è un extra, mi è venuto in mente dopo, ma voglio fare una cosa con voi. Bellissima sta Citroen, bellissima, davvero.
Oh. Che bella la Camaro, ragazzi. A me piacciono un po' tutte, amici. Poi chiaramente ci sono modelli più belli e modelli un po' meno belli, in base ai propri gusti personali, raga. Toccata dentro. Ah, ma non ti ho fatto niente, Camarino. È qui il bello, qui il bello. Ci siamo andati, visto, senza toccarci dentro. Di potenza siamo praticamente identici. Guarda, no, no, io poi dopo gli ho dato via. E gli ho dato anche Prato. Gli ho dato talmente via che a Prato. Ok, dai, facciamo l'ultima cosa insieme e poi vi saluto col video. Devo andare a comprare una macchina per fare un trofeo, che poi ci saranno anche tutti i video trofeo di Gran Turismo 7. Ok, ragazzi, mi raccomando di seguire sempre il mio canale YouTube per tutti i video e gli aiuti per i trofei, eh? Europa. Audi. Sì, avete capito bene, eh? Avete capito bene? Bella sta vision, eh? Sono belle le Audi, eh? Ok, ragazzi. Questo è il modello 2011 della R18, prototipo di casa da corsa di Audi. Ha partecipato a eventi come 24 ore di Le Mans. Questa occasione è stata utilizzata dal team Joest. Hanno collaborato strettamente con Audi, ha un motore turbo diesel V6 da 3,7 che arriva a sviluppare 540 cavalli. La sua vittoria alle Mans del 2011 dopo un intenso duello con Peugeot è celebre. Beh, 3 milioni, amici miei, 3 milioni, avete capito bene? Andiamo subito a provarla, amici. 3 milioni. Allora, e se ha vinto la Le Mans, dove volete che andiamo a provarla? Amici? No, assolutamente chiaro. Sicuramente questa è una macchina da corsa, potevo farlo anche a difficile, ma andiamo. Ok, due giri. Come tiene, come frena bene. Oh, quella Jaguar. Audi VGT, anche quella è bellissima, eh? Da un milioncino. Viaggia, raga, viaggia. E come tiene, raga, come tiene. Pomellozzi sulla sinistra, guardate che spettacolo. Questo è da corsa, non è di bellezza.
Come tiene, raga? Mega Ledozzo con le marce. È diesel questa, eh? Turbo diesel. Oh, così sono le macchine che si frena in curva e stanno attaccate al suolo. Che spettacolo di pista, normale. Si vede, nonostante hai paraurti giganteschi, dei gommoni si riesce a vedere bene, eh? La strada riesco a vederla bene. Va bene ragazzi, abbiamo sceso 5-6 milioni insieme. Andiamo a vincere facile, ma si poteva fare benissimo perché non sapevo se avevo gomme e quant'altro da gara. Probabilmente magari ci sono anche dei potenziamenti che devo fare e andrò sicuramente a farli perché questa Audi è bellissima. Magari gomme da... Perché non è solo una questione in Gran Turismo, ragazzi, comprare le macchine, eh? È comprare le macchine, fare i tempi, fare le patenti, fare le gare online, e diventare sempre più bravi a giro. Vedete qua, ho canna l'ultima curva, diventare sempre più bravi, correre sempre più veloce, fare i tempi migliori. È tanta roba Gran Turismo 7, eh? Tanta roba, con una grafica pazzesca, sembra davvero di essere in pista, una diversità tra macchine che si sente davvero, quindi ha fatto una fisica impressionante. Tante cose da fare se si vuol vedere bene, anche tante gare per poter comprare le macchine. Ci sono tutti i miei video su YouTube, ragazzi, dove faccio vedere tutti i vari trucchetti per avere soldi facili, che sono solo delle macchine e correre, niente di video dove compro, le live dove faccio su Twitch, quindi vi aspetto tutti i giorni su Twitch, amici miei. E tanti video su tanti giochi, su PlayStation 5 e anche su Series X. Ci sono anche video dove facevo prima assetto corsa competizione, Formula 1, adesso uscirà quello nuovo, ma sinceramente non so neanche se comprarlo perché mi piace talmente tanto questo Gran Turismo che non lo so, devo valutare un attimo se prendere il nuovo Formula 1, sinceramente. Siamo quasi alla fine, raga. Bella, quest'Audi è fenomenale. Fenomenale, davvero. Bella davvero. Le prossime auto andiamo su... Oh, oh! No, sta a piove. Eh sì, le prossime auto le compriamo in live, quindi mi raccomando, Marco Drums Games su Twitch. Oi, oi, oi. Sì, sta piovendo, ragazzi.
con la pioggia, raga, con la pioggia, con le slick. Andiamo un po' pianino, dai. È proprio pioggia pesante, eh? Che fortuna. Che fortuna. Per fortuna siamo proprio alla fine, parlando di fortuna. Quante volte ho detto fortuna. E andiamo a vincere. Bellissima. Bellissima questa Audi, ragazzi. Bellissima. Allora, sull'onda di questa mega auto vi faccio vedere un pezzettino. Vi saluto. Mi raccomando di seguirmi su Twitch per le live, Marco Drums Games, su YouTube per i video registrati, le repliche delle live.